Lutto per Lino Banfi, addio a sua moglie Lucia Zagaria. Era malata da tempo di Alzheimer. Dopo aver festeggiato insieme le nozze di Diamante, si spegne la compagna di vita dell'attore pugliese. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille! È un dolore forte e stridente quello che ha colpito Lino Banfi e sua figlia Rosanna. Costretti a confrontarsi con la perdita di una moglie e di una madre cui sono stati legati fino all'ultimo istante. Lucia Zagaria, a dare l'annuncio della morte della donna, malata da tempo di Alzheimer, è stata Rosanna, con un post sul suo profilo Instagram. Una foto di Lucia da giovane in bianco e nero e la didascalia "Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio". Da parte di Lino Banfi ancora nessun commento, anche se l'attore a Lucia è sempre stato vicinissimo. Soprattutto da quando la malattia ha iniziato ad avanzare facendole perdere i suoi ricordi più cari e preziosi. Da un po' di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto. Prima di qualunque altra cosa. La salute e l'unione familiare, aveva raccontato Rosanna Banfi a Verissimo dopo la fine dell'esperienza Ballando con le Stelle. Mamma è diventata scordarella. Dimentica le cose. A questa cosa che non voglio nominare. Di questa mia partecipazione a Ballando è felicissima. Poi quando vado a casa sua e le dico qualcosa fa la vaga. Questa cosa mi mette una tristezza profonda. Sono talmente dispiaciuta che ultimamente vado di meno a trovarla. Non riesco a dirle tutte le cose che vorrei. Tanti momenti brutti e belli della vita. Mamma è piccoletta ma tanto bella. Quello che legava Lucia Zagaria a Lino Banfi è stato un amore sincero e profondo. Lungo più di 70 anni. Sempre ospite di Verissimo, l'attore aveva svelato a Silvia Toffanini il segreto di un rapporto così duraturo. Non c'è una ricetta. La ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici, di sofferenze. Questi grandi amori sono calcestruzzo che diventa una casa antisismica. Non si demoliscono più. Durante la pandemia, Banfi ha raccontato che a un certo punto sua moglie gli aveva detto teneramente, "Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due, perché se muori prima tu io non ce la faccio". Una frase che aveva colpito molto il nonno libero di un medico in famiglia, portandolo alla commozione. Quando in una coppia c'è qualcuno che se ne va prima dell'altro, è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo, ma non sarà mai come prima. La notizia per il momento, è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.